Cari bambini, benvenuti. Sono qui per raccontarvi una storia molto bella che parla di un posto che esiste per davvero e che è stato costruito tanto, tanto, tanto tempo fa. Questo posto esisteva quando ancora non erano nati i vostri genitori, non erano nati i vostri nonni e tutto era molto diverso. Non c'erano i cellulari, non c'era la televisione e non c'erano neanche le automobili. Per raccontarvi la storia userò un libro. Eccolo qui. Oh, è molto grande, è un libro un po' speciale, è un libro, guardate, non è di carta, ma è fatto di stoffa ed è stato cucito a mano da delle signore molto brave che si chiamano le Carlotte. Per la nostra storia ci faremo accompagnare dal signor Bo, che è un personaggio molto curioso, che ama andare in giro e viaggiare. Allora, siete pronti? Via! Allora, c'era una volta, tanto tempo fa, in una giornata di sole, il signor Bo che decide di andare a fare un bagno. 1, 2, 3, splash! Si tuffa a mare e comincia a nuotare. E così arriva in un posto che non conosceva ancora. Ci sono delle colline piene di alberi e soprattutto c'è una grande casa strana che non ha mai visto. E allora, incuriosito, decide di arrivare sulla riva. Arrivato a terra, si guarda intorno e si accorge che è pieno di tanti alberi, molto simili fra di loro, carichi di frutti. Guardate, ce ne sono di scuri, di più chiari. Sapete che frutto è? E sapete che alberi sono? Sono le olive, quelle che vedete qui accanto a me. E hanno i loro frutti che sicuramente avete assaggiato qualche volta. Sono le olive. E allora il signor Bo, che è goloso, comincia a raccoglierle, le stacca e le infila nella cesta. Però sono veramente tante queste olive e il signor Bo pensa che se le mangerà tutte gli verrà il mal di pancia perché, oh, guardate, gli alberi sono proprio carichi. E allora decide di spremerle tutte per fare l'olio. Sì, perché l'olio arriva proprio dalle olive spremute. Quindi raccoglie tutte le olive che ha messo nella cesta e le porta in un posto che si chiama frantoio, dove le olive vengono spremute. Poi, con l'olio raccolto dalla spremitura delle olive, va a versare il prezioso liquido all'interno di un grande contenitore. Non ci credete che è grande? Ve lo mostro per intero. Oh, ma è grandissimo! Al confronto il signor Bo è veramente piccolissimo. Ma perché fa così? Perché in questo tempo lontano non esisteva la corrente elettrica e quindi per far stare l'olio a una temperatura sempre uguale, avevano trovato questo sistema molto molto utile. Quindi scavavano una grande fossa, ci mettevano dentro questi grandi vasi e poi li riempivano d'olio. E l'olio in questo modo diventava buonissimo. Ma ricopriamo il nostro contenitore per non farlo sciupare. Ecco, adesso il signor Bo continua a fare il suo giro nella grande casa. Vede un sacco di stanze, ce ne sono di più grandi, di più piccole, molto belle e decorate. Ne incontra una dove c'è un bel tepore, un bel caldo. Poi ne trova un'altra più avanti dove c'è un caldo esagerato e il signor Bo comincia a sudare, esce subito fuori e arriva in questa bella stanza. Oh, che cosa vede? Caspita, c'è una piscina e subito ci si tuffa dentro. Splash, però, brrr, che freddo, aiuto! Mamma mia, l'acqua è freddissima! E allora il signor Bo si copre con l'asciugamano. Lui non lo sa, ma ha scoperto che c'erano le terme. E mentre sta lì che si asciuga, si guarda intorno e vede che c'è una figura. Oh, ciao, dice la signora. Io mi chiamo Igea. Il signor Bo rimane sorpreso. Sì, lo so, ho qualcosa di strano in mano, vero? Non aver paura, è un serpente, ma è bravo, è magico, ha un potere particolare. Se lo si sogna di notte, si può guarire da ogni malattia. Il signor Bo ascolta molto curioso, una storia così non l'ha mai sentita. Allora saluta Igea, che nel frattempo gli ha raccontato che lei anche è un po' magica, perché ha il potere di dare la salute e il benessere a chi non sta tanto bene. Allora rimette a posto l'asciugamano e completa l'esplorazione della casa. Ed ecco che è arrivato in un'altra stanza, dove c'è un grande divano. Oh, che bello! Il signor Bo, che è un po' stanco perché ha fatto tante cose, si stende. Però si accorge che a un certo punto comincia a venirgli un po' di fame e vorrebbe mangiare qualcosa. E allora va a guardare in dispensa. E però
Non c'è nulla delle cose che gli erano venute in mente. Non c'è la cioccolata, non c'è lo zucchero, non si può fare la pizza perché non c'è il pomodoro, non si possono fare le patatine fritte perché tutte queste cose ancora non ci sono. E allora il signor Bu guarda un po' meglio nella dispensa alla ricerca di qualcosa da mangiare, perché ha davvero fame. E che cosa trova? Trova una mela, trova i frutti perché quelli ci sono. Trova del pesce perché abbiamo detto che la casa è costruita sul mare. E ancora cosa? Sì, certo, c'è altro pesce. E cos'altro c'è in questa dispensa? Vediamo. Oh, c'è dell'insalata, della verdura, ci sono le carote, gli ortaggi. E quindi il signor Bo comincia finalmente a mangiare e a riempire il pancino. Poi ci sono le uova, altra insalata ancora. Diciamo che il signor Bo può essere soddisfatto, non morirà di fame. E quindi dopo aver riempito il pancino, sente che la stanchezza adesso lo sta prendendo, sente che gli occhi si chiudono e splash, si addormenta. Allora lasciamo dormire il signor Bo. Finiamo qui la nostra storia. Io vi invito a venire a visitare questo posto che esiste per davvero. Chiedete ai vostri genitori di accompagnarvi a Porto Venere, alla villa romana del Varignano, dove potrete vedere tutte le cose che abbiamo visto in questo libro. E potrete anche giocare con questo libro stesso. Vi aspetto, ciao!